Ceria di Carnevale anche ad Arezzo il 17 febbraio, il 24 febbraio e il 3 marzo, ex campo scuola di Via Fiorentina. Esatto, domenica prossima escono di nuovo i carri del Carnevale Aretino, ci saranno delle novità importanti, un carro veramente molto bello e poi ci saranno gruppi, perché sono un po' di anni che stiamo puntando su gruppi perché fanno animazione e effettivamente sono anche più belli. Poi fa da contorno nel campo scuola, sono importanti perché mentre girano i carri e tutti i treni del Carnevale, all'interno poi del prato facciamo questi spettacoli che vedo che i bambini si divertono molto. E quest'anno, domenica prossima, l'avremo anche per gli adulti, perché abbiamo il gruppo Ipanema, un gruppo di brasiliane che sfileranno appunto nel Carnevale. Cosa faranno queste brasiliane? Ma non quello che pensi te. Comunque teniamo la curiosità, ci no, sono sì, le brasiliane. Sono bellissimi, quei bellissimi vestiti da brasiliane e quindi balleranno durante tutta la serata in un carro appositamente costruito e quindi ci delizieranno con i loro canti e le loro danze. Il carro politico l'avete abolito? Sì, quest'anno sì. Quest'anno sì, perché c'è poco da dire. Non avevate idee? No, non c'erano grandi idee quest'anno, per cui abbiamo detto quest'anno soprassediamo. Potevate fare il carro della nuova sede della municipale, poteva essere carino. No? Ah, quello è presto, non l'abbiamo vista. Semmai il prossimo anno ne parleremo. Comunque c'è aria anche giovanile al cantiere rispetto all'anno scorso. Sì, tu pensa che io mi sono licenziato dal cantiere come me diversi anziani, perché effettivamente è arrivato diversi giovani e quindi penso che daranno continuità a questa manifestazione a noi che per 50 anni l'abbiamo fatto e quindi adesso spero che per 50 anni lo facciano loro. Però secondo me è una sede diversa.